quei tempi non ci sono più, quindi purtroppo, come dire, prendo atto che però c'è una situazione di fatto e che quindi su questa io eviterei di fare, come dire, i giochini per cui si cerca di dare una risposta nelle segrete stanze e si fugge alla discussione in questo consiglio, per cui, come dire, invito tutti i gruppi a accogliere questa proposta di sottoscrizione trasversale del documento e di anticipazione della discussione. Come mi sembra si sia cambiato totalmente l'impostazione e da una mozione presentata come partito o partiti diventa una mozione che può essere condivisa da tutti da un punto di vista di dibattito. Se questa mozione viene sottoscritta da tutti, noi non abbiamo nessun problema a discuterla come primo punto. Quindi Baroncelli, scusi per capire, quindi il gruppo PDL sottoscrive integralmente la mozione presentata da Bini? Se la mozione viene trasformata da una mozione, io ho fatto una proposta di mozione di rifondazione. Io ho proposto che sia sottoscritta dai membri della Commissione Lavoro. Se i membri della Commissione Lavoro, tutti i membri della Commissione Lavoro la sottoscrivano, noi siamo disposti a sottoscriverla anche noi. Quindi purché tutti i membri della Commissione la sottoscrivano, se tutti i membri non la sottoscrivano resta un voto d'astensione sulla cosa. Quindi o viene trasformata e sottoscritta, se non è sottoscritta non cambia nulla. Ecco. A questo punto rintervengo, anch'io concordo con quanto ha detto Baroncelli, perché o ci siamo d'accordo tutti o altrimenti ognuno poi prenderà la propria decisione se c'è da votare. Grazie. È chiaro che da un punto di vista di regolamento la dichiarazione di Bini è tutta politica, per cui è chiaro che la discussione esula dal regolamento o da quello che è. Io non so se i membri della Commissione Lavoro la sottoscrivono oppure no, per cui resta il fatto che comunque la richiesta è quella di anticipare il punto all'ordine del giorno e quindi io rimetto comunque, stante la dichiarazione che è tutta politica di Bini, la metto in votazione la proposta dell'anticipazione del punto 15, giusto? Punto 15. Al punto chiaramente 2. Per cui quanti sono votanti? Prego scrutatori. Si vota per la mozione presentata da Bini di anticipazione del punto 15 al punto 2. Bini non ha proposto di portarla in commissione, votarla in commissione. Bini ha proposto che politicamente questa è una mozione su cui lui è disponibile a raccogliere le firme o comunque chi dell'intera commissione economia, se questo fosse un problema nella decisione. Chi sono? Allora, quanti sono i votanti? 20? 6? Gli scrutatori sono. Alderighi, Cappelli, Pelagotti. Alderighi, Cappelli, Pelagotti. Pelagotti. Chi è favorevole? Prego, alzi la mano. 4. Chi è contrario? 16. Chi si astiene? 6. Bene, grazie consiglieri. Allora, punto numero 2, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Empoli a 5 Stelle relativa allo stato di degrado del monumento caduto in piazza 24 luglio. Diamo per letta l'interrogazione. Prego assessore. Sì, rispondo io. L'assessore Torregiani è impegnato con la sindaca.
Allora, in riferimento all'interrogazione è doveroso precisare che le azioni di governo che da sempre nel corso degli anni hanno concretamente caratterizzato le politiche attuate dalle giunte che si sono succedute sono state senza dubbio quelle di mantenere vivo nella memoria collettiva il sacrificio delle tante persone che a vario titolo hanno subito e combattuto le barbarie nazifasciste nei nostri territori. Le iniziative che nel corso degli anni sono state intraprese sono lì a dimostrarlo. Il cuore della Empoli antifascista, della Empoli solidale, della Empoli che non dimentica, trova infatti pieno compimento nei tanti momenti di ricordo e di riflessione che attraverso vari progetti di sensibilizzazione la città vive in maniera vera e ripetuta. In questo senso basti pensare a tutta quella parte di coinvolgimento che anno dopo anno interessa il mondo dell'istruzione scolastica e che vede tra l'altro una partecipazione attiva dei nostri ragazzi ai pellegrinaggi nei luoghi della memoria. Si pensi altresì alla costruzione dell'archivio storico all'interno del quale con apposita e attenta programmazione vengono intrapresi momenti di confronto e di riflessione rispetto alle tematiche della storia antifascista della nostra città. Non è quindi di circostanza rivendicare da parte nostra una politica attiva e di sensibilizzazione in questo senso, politica che trova senza eccezione la sua forma di espressione migliore nel ricordo del sacrificio. Scusate. Nel ricordo del sacrificio che tanti dei nostri concittadini hanno di fatto concretamente compiuto. Il monumento di Piazza 24 Luglio rappresenta pertanto, come appunto ricordato nella stessa interrogazione, uno dei luoghi simbolo della nostra città, che ha visto martiri 29 nostri concittadini. Annualmente presso questa piazza vengono resi gli onori al ricordo di queste persone e con l'avvento di questa ricorrenza l'ufficio tecnico manutenzioni provvede alla pulizia e alla sistemazione del monumento. E comunque, stante anche gli ultimi atti vandalici, che come ben sappiamo hanno sporcato e imbrattato il monumento, è necessario lavorare e ci organizzeremo per farlo affinché le tempistiche di intervento di detta manutenzione vengano necessariamente implementate e che detta manutenzione venga svolta in maniera sempre più attenta e puntuale. In quest'ottica pertanto si procederà nei giorni futuri a una serie di interventi mirati al miglioramento dello stato del monumento, partendo ad esempio da una migliore illuminazione notturna dello stesso. Bene, grazie Assessore. Giacomelli, prego. Sì, io non mi ritengo molto soddisfatto della risposta dell'Assessore, anche se in questo momento era in sostituzione. Mettiamola così. Non mi ritengo soddisfatto per un motivo abbastanza semplice, perché giustamente nell'intervento dell'Assessore si faceva notare che anzi ci teniamo a ricordare questo monumento non solo quando ci sono in qualche modo delle rappresentazioni, ma farlo più o meno sempre. Una delle cose più scandalose è successo a questo monumento è che sono state sostituite delle lettere, come tra l'altro si poteva vedere alle foto, la M, la F, la S, la P e la R, tra l'altro con un'altra misura. Quindi una volta che noi andiamo a fare delle riparazioni, dei restauri o comunque a riportare il monumento una volta che ha subito degli atti vandalici, riportarlo in qualche modo al suo stato attuale, bisognerebbe far sì anche di non farlo in maniera approssimativa. Ora, queste foto risalgono al 17 d'agosto. Io addirittura questa cosa l'avevo notata prima, alla fine di luglio e i primi giorni di agosto. Tant'è vero, nell'ultima manifestazione che c'era stata appunto il 24 di luglio, già le lettere erano diverse rispetto a quelle, alla misura che ci doveva essere standard. Quindi io vorrei che in qualche modo questo rispetto sia portato un po' durante l'anno. Mi rendo conto che se ci viene fatto un atto vandalico il giorno dopo non si possa essere lì in qualche modo a intervenire, perché sarebbe utopistico e sinceramente non è,
non è nel mio modo di pensare che ci debba essere una cosa del genere, soprattutto con problemi anche più importanti che si possano presentare alla comunità di Empoli. È anche vero che una volta ci andiamo a rimettere mani, questa è la cosa che ci ha dato veramente più noia, che venga fatto insomma un certo canone, perché una volta che devo andare lì, devo andare a sostituire le lettere e decidere di rimetterci della solita misura, mi sembrava in qualche modo che fosse